C'è piombo! C'è piombo! Ma di che stiamo anche fumagina? Ma così tiene a fumare? Che tipo di fumo tiene a fumare? Io signora! Albe, stammi a sentire! Aiuto da finire in giornata tutta la filara, ad arrivare fino alla colonia a Torino. Sì, poi dopo una volta che siamo arrivati a mettere anche la reggia. Mi raccomando, a voglia che la riena almeno a 40 metri. 40 metri, a 30 alle Bodan, perché a voglia qui praticamente che viene tutto un palmetto come a Miami. Così non la copri in tutto dalla parte dell'altra, capito? Queste piante, te ti pare una cosa scema? Oltre a fare a mandarti un po' più di là che di qua, al servene, a trattenere la sabbia, l'erosione, cosa succede? L'acqua prima di arrivare qua, a se ferme 10 metri prima, no? E a se blocche, perché già hanno le radici a grappolo, un punto primo, punto secondo. Ipotizziamo, io dico per ipotesi, mettiamo che alla colonia Torino ci sia dell'Eternit, per ipotesi, queste piante bonificano il terreno, oh, e per lo più do lavoro a 700-800 operai, perché io da arrivare fino in fondo laggiù, loro vengono qua anche da fuori, possono venire, vengono a dormire alla colonia Torino che è tutta nuova, finita, c'è posti letto, gli linzoni, gli è tutto, li pago vita alloggio, te mira in piccolo queste piante quante cose che fanno. Allora, te ripetemo, l'ultima cosa che è importante, quando al sopra i 30 metri alle Bordan in una piazza ammassa da canfuoco, a facciare una vela fumagliera, anche perché a me pare di aver capito così, chi vogliono rifare un comignolo, ma mi aspetta, no, al manco la gente si spalle definitivamente a saga posto, ti hai capito? Oh, dopo dai il verde ramo e dai un cucin d'acqua, quella dei nostri rubinetti a Marcomanni. Se tu vedi il batterio, te cavero, ti hai capito? Via. Ma anche là, che stamattina ho da fare altre cose.